Allora, no, diciamo questo, che il progetto sembra, per quello che è dato, quel poco è dato sapere finora, il progetto va bene, è stato anche apprezzato, è stato bocciato per un problema procedurale formale, cioè il sembrerebbe che non siano state prodotte le caratterizzazioni dei sedimenti aggiornate, perché sa, le caratterizzazioni e le analisi del terreno ogni 3 anni scadono. Le nostre erano un po' più vecchie di 3 anni, però anche qui è un po' strano perché a noi avevamo per produrle. Sì, avevamo detto, guardate, se a parte il fatto che ci hanno chiesto in questi mesi tanta documentazione integrativa, tantissime integrazioni su vari aspetti, ma questo aspetto qui non ce l'hanno mai chiesto di preciso. Però noi poiché tra alcune polemiche che si sono poi state, dice che non c'è la caratterizzazione, abbiamo offerto di farle e abbiamo avviato già la procedura di caratterizzazione. La procedura di caratterizzazione purtroppo non è molto semplice da fare, perché occorre che si deve fare un piano. Il piano di caratterizzazione deve essere approvato preventivamente dal Ministero dell'Ambiente, che adesso ce l'ha approvato, in effetti ce l'è arrivato da poco l'approvazione del Ministero dell'Ambiente, e noi abbiamo anche comunicato, guarda, siccome c'è stato approvato da poco il piano di caratterizzazione, se ritenete importante, sospendiamo la procedura, facciamo le caratterizzazioni approvate, ve le rimandiamo, no? Prendiamo le analisi per vedere, e se questa non è stata, probabilmente non è stata accolta. Però siccome quello che uscirà non è il provvedimento di bocciatura, ma è il preavviso di rigetto, no? Come si applica, come in base alla legge 241, l'articolo 10 bis, okay, ci dovrebbe arrivare un preavviso di rigetto con la possibilità di fare osservazioni, e quindi noi faremo osservazioni. La partita non è assolutamente chiusa, anche perché la partita non è chiusa. Tra l'altro, questo è importante, questo concetto, noi ci siamo spontaneamente offerti di produrre le caratterizzazioni chiedendo la sospensione dei termini. In considerazione. Perché noi adesso poco tempo fa abbiamo ottenuto l'approvazione del piano, però per attivare le caratterizzazioni occorre prima la bonifica bellica, un'altra volta, perché bisogna fare le verifiche se ci sono ordigni bellici, perché anche quelle scadono, sono state fatte, ma poi ogni tanto tutte queste analisi, tutte queste certificazioni, diciamo così, poi sono soggette a scadenza. Esattamente, insomma, queste certificazioni non dovrebbero minare il progetto che... quindi noi chiederemo il riesame. Chiederemo il riesame. Secondo la Commissione comunque è stato ritenuto un progetto valido. Si dice che è vulnerato, diciamo così, cioè questo pur che mancano le caratterizzazioni aggiornate. Ce le potevano chiedere, potevano darci il tempo, noi stessi abbiamo chiesto la sospensione dei termini per produrle, visto che da poco il Ministero dell'Ambiente ce l'ha approvata, certo. ci ha approvato il piano per farle, perché non si possono fare così, liberamente. Pensa che possa aver influito un po' di pressione, di paura quasi a rilasciare il parere positivo? In effetti c'è stato un periodo, basta andare a vedere la stampa di qualche mese fa, in cui c'è stato la stampa locale. Può essere influenzata anche dal clima, da quello che arriva a Brindisi? Basta leggere, io non dico niente, basta leggere la stampa di qualche mese fa, quando si è scatenato tutta la polemica sulla vasca di Colbata, dicendo che era un brutto progetto, progetto pericoloso, progetto sbagliato, e questo probabilmente, siccome i giornali online li leggono un po' tutti, immagino che qualche problemino lo abbia dato, insomma, su questa cosa. Ad ogni modo, come ho detto l'altro giorno all'intervista, noi con la società Sogesid stiamo cercando di arrivare a una convenzione per poter fare uno studio per una possibilità innovativa di collocazione delle sabbie, una parte limitata delle sabbie, quelle che ci consentirebbero di fare i pontili di Santa Apollinare. Sì. Cioè svincoliamo Santa Apollinare dal problema della vasca di Colmata. Infatti l'avevo detto, se dovessero esserci ulteriori difficoltà, perché sarà stralciato Costa Morena il dragaggio. Facciamo in modo che troviamo una soluzione autonoma per i sedimenti di Santa Apollinare, in modo tale che possiamo procedere per fare il progetto, perché il progetto dei pontili di Santa Apollinare, ricordo, no, che è un progetto cantierabile, perché è già un progetto esecutivo,
ha già avuto la via favorevole, con prescrizione, ma c'ha già la via favorevole, è stato già fatto la variante di piano, quindi a posto, e che domani si può anche appaltare. Manca però l'unica... la via sul progetto, sui sedimenti di Santa Polinare. L'unica cosa, il progetto non si può cantierare, perché il progetto prevede Costa Morena. Di togliere delle sabbie, che poi se vogliamo renderle anche per le navi da crociera bisogna scavare qualcosina di più, sui 150-200 mila metri cubi. E allora con la Societe stiamo cercando di vedere velocemente nei prossimi mesi un sito alternativo di soluzione di stoccaggio per questi sedimenti di 150 metri, solo per Santa Polinare, così Santa Polinare potrebbe ma definitivo, che sostituisce. Deve essere definitivo, perché il temporaneo era comunque legato alla vasca di Colmata, no? Perché altrimenti uno si ripresenterebbe il problema. Dopo diventa il problema, che facciamo? Quindi quello temporaneo può essere utilizzato per accelerare, però ha come presupposto la disponibilità della vasca, perché dopo i 30 mesi dove vengono messe per questa sabbia. Quindi, allora, a questo punto voi proporrete le osservazioni sulla soluzione, sì. Comunque per ripeto, il progetto casa, per noi è sempre tramite la Soge, sì, sì. Okay. Per vedere se almeno dico Santa Polinare, vedremo di risolvere il problema con Santa Polinare. Quindi no? Siete confidenti che comunque su Santa Polinare una soluzione si possa trovare? Sì, su Santa Polinare sì. L'unica cosa che purtroppo il grande peso per il porto di Brindisi è il fatto che rientra in un'area SIN. Certo. E questo rallenta tutte le procedure rende molto difficoltose le procedure per questa realtà, insomma, e questo è il vero problema. E i fondi vedremo adesso, non lo so, adesso vedremo un po', se facciamo veloce possiamo anche vedere di fare la possibilità di riutilizzo delle somme per altri interventi, insomma, sempre di escavo, se riusciamo a trovare una soluzione rapida per Santa Polinare, ecco questo, vediamo che dovrebbe essere conclusa entro il 2022, diciamo, teoricamente. Sì, 2023, c'è una rendicontazione 2023, se riusciamo a individuare un progetto più snello, più veloce per Santa Polinare, ci potremmo arrivare. Senza nessun problema, insomma. Vediamo adesso, vediamo quello che succede. Diciamo che la notizia non è favorevole, però non è, voglio dire, possiamo ancora. Tra l'altro il fatto è procedurale, ripeto, perché bocciare un progetto, non è una bocciatura, è sarà un preavviso di diniego, ma non per la cattiva qualità del progetto, ma solo perché manca un elemento che stavamo già producendo. Io penso che ci sarà un ripensamento, insomma, immagino che possa esserci un ripensamento. Vediamo.